Ciao carissimi, oggi faremo un po' di chiarezza sul linguaggio dei ballerini. Mi sono scervellata abbastanza per trovare queste 10 paroline. Faremo un po' di chiarezza sul dizionario dei ballerini. Tante volte magari a persone che non fanno danza, vedendo o ascoltando ballerini che parlano di danza, capita di sentire dei vocaboli che in realtà magari possono non c'entrare niente, ma che con cui i ballerini si intendono molto bene perché sanno esattamente a cosa corrispondono. Ebbene, io sono qua per fare chiarezza su questi vocaboli. Fatemi sapere poi qua sotto nei commenti se siete d'accordo o se ne dovrei aggiungere altri. Partiamo subito. Marcare. Una persona normale con marcare cosa può intendere? Probabilmente non esiste neanche come termine, ma nella vita dei ballerini significa eseguire, bluffando, tra virgolette, quindi facendo un po' alla carlona la coreografia in questione o l'esercizio in questione. Questo aiuta magari quando l'esercizio è particolarmente pesante o quando la coreografia è particolarmente lunga e bisogna concentrarsi invece sull'ultima parte per risparmiare fiato ed energia appunto per quando servirà. Marcare è appunto eseguire una coreografia non al massimo delle proprie possibilità, ma comunque in maniera corretta, e questo bisogna sempre ricordarlo. Non vale dire stavo marcando quando lo state facendo solo male. Fognare o appunto fugnare, non so se è una cosa che uso solamente io, ma fatemelo sapere, significa praticamente quando c'è un passaggio un po' confuso, diciamo, che non si capisce bene come bisogna andare da un passo verso l'altro, e allora si fugna, quindi si fa un pasticcetto invisibile agli occhi del pubblico per passare al passaggio successivo. Normalmente si cerca di spiegare al meglio, almeno io da insegnante cerco di spiegare al meglio ogni passaggio e mi aspetto domande qualora ci sia qualche dubbio. Questo l'ho già detto in altri video. Ma qualora la domanda fosse un po' stitica, quindi che non arriva all'insegnante, che è l'unica persona che ti può dire effettivamente da un passo come arrivare all'altro, si fogna e si collabora per fognare tutti allo stesso modo. Il fugno è utile anche quando magari sul palco, quindi al momento dell'esibizione, sbagli. Succede, sei preso dall'emozione di stare sul palco e ti capita magari di perderti un attimo un pezzo di coreografia. A quel punto il consiglio più grande che vi posso dare è fognare. Quindi cercare di recuperare con le proprie forze, la propria immaginazione, il resto del gruppo che sta eseguendo la propria coreografia. Pulire. Sappiamo tutti cosa vuol dire nella vita normale, ma per un ballerino cosa vorrà dire? Pulire un movimento significa far sì che questo movimento risulti armonico. Vi faccio un esempio pratico. Questo è un corps de bras sporco. Quindi con il movimento esatto, ma con la linea sbagliata. Pulire un movimento significa allungare le forme e aggiungerci qualche altra cosa, che può essere la testa, il petto, la schiena, il portamento, insomma, tante cose, tante piccole cose che arricchiscono il movimento e fanno sì che questo venga pulito. Parliamo di piedi. Piede a banana, associato spesso al termine sbananare. Non so se lo uso solo io, comunque sapete tutti che forma ha la banana. Nel caso dei ballerini, il piede a banana è questo. Quindi il piede storto, questo è un piede dritto. Questo è un piede storto, appunto fa la forma della banana. Il piede a becco di pappagallo, che io non ho perché si tratta di un piede che appunto richiama la forma del becco di pappagallo e che ha un collo del piede molto bello e smisurato soprattutto. Se la trovo vi faccio vedere una foto di che cos'è un piede a becco di pappagallo. Comunque è un bellissimo piede nella danza. Piede a rampino. Avete presente i rampini per arrampicarsi in montagna? Ecco, questo è il piede a rampino, quindi quel piede che non è tirato perché il collo del piede non è curvato in giù come dovrebbe essere, ma arrotoli solo le dita. Io non so come fate a pensare che questo sia un piede tirato, francamente. Smollare. Nella vita delle ballerine, in particolare, smollare vuol dire prendere una scarpa da punta che quando è nuova è molto rigida e iniziare a plasmarla a forma e somiglianza del proprio piedino, in modo che non risulti scomoda e causa di vesciche, piaghe, sangue, pezze di questo genere, senza esagerare, perché poi una punta troppo molle rischia di farvi male. Sfiancare, un termine che viene usato molto spesso nella danza moderna ma anche neoclassica, e ripeto, non so se lo uso solo io, ma so che ha un'accezione completamente diversa da quella che si usa normalmente. Per me sfiancare è questo. Capite? Non so come spiegarvelo a parole, comunque far uscire il fianco dal baricentro,
in modo da portare il corpo ad un altro tipo di movimento che non è nella postura eretta ma è una postura un po' più stortina. Sorriso stitico, che fa ridere effettivamente perché ti fa pensare a una persona stitica, ma in realtà è un consiglio che io do quando c'è un balletto allegro, ma ci sono bambine soprattutto, perché i bambini fanno anche più fatica, anche se sembra strano, a sorridere. Quando ci sono balletti allegri è bello vedere un corpo di ballo che sorride. Io dico sempre a queste bambine musone, se non riuscite a sorridere perché siete troppo concentrate sulla coreografia, fate il sorriso stitico, che è questo. Il sorriso stitico è anche quello che usiamo negli selfie non richiesti o comunque nelle foto di gruppo, di famiglia soprattutto, non richieste, quando vorremmo essere dall'altra parte del mondo al posto di fare quella foto, quindi questo. Piano piano però chiaramente questo sorriso stitico va eliminato per dare spazio a un sorriso più spontaneo, perché il sorriso spontaneo è sicuramente molto più bello e molto meno inquietante da vedere sul palco. Anticipare, una parola che è propria di me e di me da piccola, perché io ho sempre anticipato durante le coreografie. Nella vita anticipare significa appunto portarsi prima di un dato evento, nel tempo, nello spazio, insomma, in generale, ma in particolare nel tempo. Nella danza praticamente ha lo stesso significato, ma viene concentrato sul fattore musicale. Quindi quando una persona anticipa, un ballerino anticipa una coreografia, sta arrivando troppo presto rispetto alla musica che è stata scelta per la data coreografia. Quindi se un passo va fatto sul 7-8, la persona che anticipa lo fa sul 5-6 o sul 3-4, a volte succede. Fa la cosa che può aiutare un insegnante per evitare le persone che anticipano e dare dei canoni molto precisi sulla musica. Quali sono le parole che mi sono dimenticata? Perché sicuramente qualcosa mi sono dimenticata. Qualche parola che usano solo i ballerini. Se siete ballerini, aiutatemi per fare una parte 2 e scrivetemi qua sotto nei commenti le parole che condividete con me, ma soprattutto delle parole proprie della vostra danza. Qua sopra trovate tutti i miei social dove potete commentare, contattarmi e ovviamente sostenermi. Qua sotto invece trovate la mail per le collaborazioni e corrispondenze, nel quale io aspetto tutte le vostre lunghissime mail. Se vi è piaciuto questo video, se vi piacciono queste parole, se vi ha divertito, lasciatemi un like di supporto e condividetelo con le persone che fanno danza con voi e che usano queste parole soprattutto. Se volete continuare a seguirmi e non perdervi neanche un video, iscrivetevi a questo canale e cliccate sulla campanella. Noi ci vediamo con il prossimo Danza con Jo il 7 luglio, non il 6, perché il 6 ci sarà appunto l'appuntamento con il tag, quindi uscirà di martedì, attenzione. Invece il prossimo video sarà l'attesissimo secondo appuntamento del 2020 con il 5 per un autore il 21 giugno. Un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!